vero futuro. Asura ha previsto il tuo arrivo, viandante. Non è stata la curiosità a condurti qui, ma il destino. Asura mi ha donato la preveggenza. Ho avuto una visione. Ti ho visto salire i gradini di questo altare molto prima che tu nascessi. Lei ha compiuto una scelta. Tu sarai il suo campione. So che per te la cosa giunge in attesa, ma non temere. Tutto andrà come previsto. Devi raggiungere una fortezza, minacciata ma non ancora raggiunta dall'acqua. All'interno troverai un mago elfico, in grado di rendere la stella più luminosa, oscura come la notte. Ti potrà sembrare criptico, ma i segni di Asura non sono mai errati. Ritengo che la fortezza possa essere Winterhold. Devi chiedere se conoscono questo incantatore elfico. Lei è la dea dell'alba e del tramonto. Asura vede nel crepuscolo del futuro e guida attraverso di esso i suoi fedeli. Sì, all'inizio c'erano altri, ma le visioni di Asura hanno messo alla prova la loro fede. Uno alla volta se ne sono andati, timorosi di conoscere il proprio futuro. Io però non ho voluto abbandonare il santuario. Le visioni sono un dono. Asura mi avverte di tragedie, guerre, morti prima che avvengano. Non mi priverò della sua guida. Lo edificarono i Dunmer, la mia gente. Fuggimmo da Morrowind dopo l'eruzione del Vardenfell, circa 200 anni fa. Coloro di noi che erano fedeli di Asura ricevettero una visione che ci permise di lasciare l'isola prima che accadesse il peggio. Questo santuario fu eretto per ringraziarla, in modo che nessuno dimentichi che lei veglia su di noi. Il crepuscolo guiderà i tuoi passi. Posso vendere di tutto se c'è da guadagnarci. Ricordati. Io faccio il necessario per tirare avanti. Devo farlo, visto che non posso contare su I miei giorni all'Accademia sono ormai trascorsi, ma preferisco restare sempre qui vicino. Dagur e io abbiamo un accordo. Lui mi garantisce la riservatezza e io non gli faccio saltare la locanda con i miei esperimenti. Chi ti ha mandato? L'Accademia? Lo Jarl? Avevamo detto basta domande. Stai collaborando con i Daedra? Bene. Ora raccontami quella della servetta argoniana e del barone voglioso. Calmati, ti dirò tutto. Che cosa sai delle gemme dell'anima? Esatto. Solo che le gemme si consumano sempre, sono molto delicate. Tranne una, la stella di Asura. Un manufatto daedrico che consente il passaggio di un numero infinito di anime. Alcuni di noi volevano capire come operava. Io lavoravo agli ordini di Malin Varen allora. Se solo avessimo saputo cosa aveva in mente. Malin voleva modificare la stella, stava morendo, era malato. Pensava di potervi mettere la propria anima per divenire immortale. Alla fine è impazzito. I suoi studenti hanno iniziato a morire e l'Accademia lo ha esiliato. Ha condotto alcuni discepoli a lui fedeli alle profondità di Ilin Alta ed è scomparso. Ascolta, non mi interessa chi ti ha chiesto di trovare la stella, solo non riportarla da Asura. I Daedra sono malvagi. Sono stati loro a far impazzire Malin. Ti ho detto che la stella è una gemma dell'anima, solo che non si consuma mai, giusto? C'è una seconda regola che quel manufatto deve rispettare. Nella stella si possono conservare solo anime bianche appartenenti a creature minori. La magia di Asura non permette l'accesso alle anime nere. Essendo mortale, l'anima di Malin era nera.
per cui una parte del suo lavoro violava le regole fissate da Asura. Ci era quasi riuscito quando... insomma, te l'ho già detto. Asura non è come gli altri Daedra. Lei comanda un intero regno all'interno dell'Oblivion. Più Malin lavorava sulla stella, più lei gli dannava l'anima. All'inizio è accaduto lentamente. Malin vedeva cose che non esistevano. Poi ha iniziato a sgridare gli allievi per parole che non avevano pronunciato. Poi un giorno sono arrivato e Malin aveva ucciso uno studente. E in un tremendo istante di ispirazione ha iniziato a usare quella povera anima per la sua opera. So che Corir si è lamentato di nuovo dei nostri... L'Accademia sarebbe d'accordo con te, ma tu hai forse idea di quante vite innocenti sono state spezzate solo perché Asura potesse avere la sua vendetta? Noi per i Daedra non contiamo nulla. Siamo solo pedine da usare e punire come loro credono. Alla prossima! Credi di impressionarmi solo perché sai lanciare qualche incantesimo?
venire qui. Thank you.
stella di Azura. Sapevo che la signora del crepuscolo ti aveva inviato qui per una buona ragione. Consegnamela. Chiederò ad Azura di riportare la stella alla sua purezza originaria. Entrerò in comunione con Azura. Azura, madre delle rose, dea dell'alba e del tramonto. Il tuo campione ti ha riportato la stella. Vuole parlare con te. Ti prego, metti le mani sull'altare e sentirai la sua voce. Salute, mortale. Hai seguito il mio consiglio attraverso i veli del crepuscolo e hai preso la mia stella a Malin Varan. Ma la sua anima è ancora all'interno, protetta dai suoi incantesimi. Finché non sarà purificata, i miei manufatti non ti serviranno. Alla fine la stella si spegnerà nel mio regno nell'Oblivion, ma dubito tu abbia a disposizione il secolo necessario ad attendere. No, rimane solo una cosa da fare. Ti manderò nella stella. Lì scaccerai l'anima di Malin. Dimmi quando possiamo procedere, mortale. Abbi fede, mortale. Io veglierò su di te. Ah, i miei discepoli mi hanno inviato un'anima pura. Bene, iniziavo a essere affamato. Aspetta, c'è qualcosa di diverso in te. E chi sei tu per sfidarmi? Ho conquistato la mortalità stessa. Ho sputato negli occhi dei principi deidrici. Ora questo regno è mio. Ho sacrificato troppo per permetterti di strapparmelo. Non dovevi. La mia stella è tornata e l'anima di Malin è stata consegnata all'Oblivion. Hai agito bene, mortale. Puoi usare liberamente la mia stella. È il tuo destino. Addio, mortale. Sappi che Azura sorveglierà i fili del tuo destino nel crepuscolo. Mentre tu eri nella stella, Azura mi ha inviato una visione. L'ultima, ha detto. Da quando siamo fuggiti da Morrowind, non sono mai stata priva della vista di Azura. Non so cosa fare ora. Se avrai bisogno di me, sarò onorata di accompagnarti, guardiano della stella. Avrai così uno scopo. Il crepuscolo veglia su di te, guardiano. Ha detto che il mio ruolo si è concluso.
che il mio destino ha superato il crepuscolo e dovrò scoprirlo da sola. Quando non avrai bisogno di me, mi prenderò cura del santuario di Azura. Continuerò a compiere il mio dovere, anche se per la prima volta mi sentirò sola. Al nostro prossimo incontro. Azura significa saggezza. Ecco un uomo che sono contenta di vedere. Ti ho detto quello che volevi sapere. Cos'altro vuoi adesso? Per la misericordia di Stendhal, l'hai trovata, la stella di Azura. Forse questa è la mia occasione per rimettere tutto a posto. Posso ultimare il lavoro di Malin come avrebbe dovuto essere prima della sua follia. In realtà credo. Questo significa che dovrei separare la stella da Azura. Una volta fatto, solo le anime nere potrebbero entrare al suo interno. Dammi un minuto per esaminare la stella e capirò come dovremo procedere. Tutte queste crepe non sono incoraggianti. Malin ovviamente era sempre più disperato dopo aver lasciato l'Accademia. Ce l'ha fatta! È riuscito a intrappolare la sua stessa anima nella stella, ma sta andando in pezzi. Ha bisogno di molte più anime per reggere. La stella viene usata per sostenere l'anima di Malin. Non posso ripararla finché all'interno c'è un suo frammento. Esattamente. Ma non sarà semplice come scacciarlo con un incantesimo. Ha predisposto delle barriere. Le anime possono entrare, ma non uscire. Dovremmo riuscire a spedire un'anima nella stella. L'anima di qualcuno capace di sopraffare Malin dall'interno. Sarà una trappola per anime particolare. Ti troverai dentro la stella, ma il tuo corpo non sarà morto. Una volta sconfitto Malin, ti riporterò indietro. Capisco se avrai bisogno di tempo per prepararti. Fammi sapere quando tutto sarà pronto. L'anima di Malin dovrebbe essere nella stella. Teoricamente, purificarlo sarà come uccidere un fantasma in qualsiasi altro luogo. Mentre sarai all'interno, avrò un legame magico con la tua anima. Quando avrai finito, sarà semplice farti rientrare nel tuo corpo. L'anima di Malin non può essere salvata perché il suo corpo è morto. Il tuo invece sarà mantenuto in animazione sospesa qui vicino a me. Fa attenzione però. Se morirai dentro la stella, la tua anima andrà persa. In quel caso nessuno potrà fare alcunché per aiutarti. Va bene, non ti muovere. Potrebbe fare un po' male. Per prima cosa, devo avere la tua anima. Fa un respiro profondo. Ah, i miei discepoli mi hanno inviato un'anima pura. Bene, iniziavo a essere affamato. Aspetta. Qualcosa di diverso in te. E chi sei tu per sfidarmi? Ho conquistato la mortalità stessa. Ho sputato negli occhi dei principi deidrici. Ora questo regno è mio. Ho sacrificato troppo per permetterti di strapparmelo. Ah!
incantamenti di Malin sono spezzati. Resisti. Tirerò fuori la tua anima da lì. Preparati. Calma, calma. Vedrai che ti riprenderai presto. Cerca di non sforzarti. Ce l'abbiamo fatta. La stella è stata separata da Asura e finalmente l'anima di Malin ha trovato la pace, seppure nella non esistenza. Che cosa facciamo? Potresti usarla secondo il progetto originale, utilizzare anime nere per incantarle. La stella nera non verrà mai meno, ma non potrà più trattenere le anime bianche delle creature minori. Tienila tu, io voglio soltanto lasciarmi tutto questo alle spalle. Congratulazioni, hai mutato il destino di un manufatto da Edrico e sei ancora in vita. Mi preoccuperei. È soltanto che non voglio che Eirid faccia quel genere di giochi. Va bene, parlerò con lei.